Queste domande mettono un'ansia assurda, basta domandarmi sta roba qua. Io vi consiglio semplicemente di proiettarvi a fra 5 anni, domandarvi cosa vorrei essere fra 5 anni, ma è un percorso che fate, ma non come mi vedo fra 10 anni, che cazzo ne so. Sì, mi sarebbe piaciuto molto prima iniziare a pensare a me stesso e a dedicare tempo a me stesso. Questa è forse l'unica cosa che potrei rinnegare, che vorrei cambiare il mio passato, dedicare più tempo a me rispetto a persone che non se lo meritavano. Per ora la mia risposta è mai, poi se cambierà crescendo ben venga, ma per ora mai. Ci sono un sacco di cose che vai a fare in culo con sta moto di merda. No, in realtà per niente, semplicemente ci sono dei giorni di riposo, ma non è che se non vi faccio vedere qualcosa nelle stories vuol dire che non lo faccio. Bello, ti sei perso qualcosa, io li ho già fatti 3 centri, solo che adesso mi diverto a fare dei trick, delle cose a caso e poi non mi escono e mi incazzo. Mi dispiace di non rientrare nei tuoi canoni, mia mamma ci ha messo tanto impegno. Allenamento, dieta sana, svegliarsi presto e dormire comunque un circolo di ore giusto, ti aiuta un casino ad avere un sacco di energia in più. Sembra una cazzata, ma non lo è. Lo faccio apposta, perché quando la gente mi vedeva fare solo il pazzo diceva ma questo è uno stupido, perché non conoscendomi non andava oltre a quello che potrebbe essere una persona nel privato. Quindi adesso che mi sono anche aperto più personalmente con voi, potete vedere entrambi i lati della mia persona. Io penso che la palestra possa servire a una persona che non ha un mindset ben preciso e quindi va in un luogo apposta proprio per fare quello, come vai dal parrucchiere per tagliare i capelli e vai in palestra per palestra. Io mi sento di riuscire a farla anche da sola a casa e di andare a giorni alternati a correre. Minchia, non vedo l'ora di viaggiare, è una delle cose che più aspetto da quando è iniziato questo periodo. Viaggiare ti apre la mente, ti fa rispettare.